Sport e razzismo, un problema emerso in prima serata nella cornice amplificata del calcio che conta e che però riguarda ogni giorno esperienze meno visibili, ma forse ancora più significative, all'interno di scuole e comunità di quartiere o nei campi di periferia. Vi proponiamo adesso il racconto dalla prima linea di Daniela Conti, responsabile delle politiche per l'interculturalità e la cooperazione WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Purtroppo lo sport riflette da sempre quello che avviene anche all'interno della nostra società. Fenomeni di razzismo e di discriminazione stanno aumentando sempre di più anche nei campi periferici. È una mancanza proprio di educazione anche allo sport stesso e soprattutto all'accoglienza delle diversità. Di cosa vi occupate effettivamente? In prima battuta la formazione dei nostri tecnici, dirigenti su queste tematiche. Dopodiché le nostre WISP locali fanno delle iniziative di sensibilizzazione, come ad esempio mondiali antirazzisti a Firenze, piuttosto che progetti di accoglienza di ragazzi richiedenti asilo, rifugiati all'interno dei nostri centri sportivi. Quanto è importante il lavoro della rete FARE, Football Against Racism in Europe, di cui siete parte? Lavorando con la UEFA e con la FIFA, molte delle iniziative che adesso vediamo, come il sospendere le partite o il cominciare a trattare il tema dell'omotransfobia, vengono proprio da un lavoro dal basso fatto dalla rete FARE in questi anni. Mauro Zanda, GR1. Sport e razzismo, il tema è nuovamente di grande attualità dopo gli insulti subiti dal portiere del Milan Mignan durante la partita di sabato scorso a Udine. Il giocatore è tornato sull'episodio auspicando misure severe, mentre sono in corso indagini per accertare le responsabilità. Un fenomeno, quello del razzismo, che ogni giorno riguarda anche realtà lontane dai riflettori, ma per certi versi ancora più rilevanti: scuole, comunità di quartiere, campi di periferia. Il racconto di Daniela Conti, responsabile delle politiche per l'interculturalità e la cooperazione dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Purtroppo lo sport riflette da sempre quello che avviene anche all'interno della nostra società. Fenomeni di razzismo e di discriminazione stanno aumentando sempre di più anche nei campi periferici. È una mancanza proprio di educazione anche allo sport stesso e soprattutto all'accoglienza delle diversità. Di cosa vi occupate effettivamente? In prima battuta la formazione dei nostri tecnici, dirigenti su queste tematiche. Dopodiché le nostre WISP locali fanno delle iniziative di sensibilizzazione, come ad esempio mondiali antirazzisti a Firenze, piuttosto che progetti di accoglienza di ragazzi richiedenti asilo, rifugiati all'interno dei nostri centri sportivi. Quanto è importante il lavoro della rete FARE, Football Against Racism in Europe, di cui siete parte? Lavorando con la UEFA e con la FIFA, molte delle iniziative che adesso vediamo, come il sospendere le partite o il cominciare a trattare il tema dell'omotransfobia, vengono proprio da un lavoro dal basso fatto dalla rete FARE in questi anni. Mauro Zanda, GR3.